danze, festose sfilate, danze corali e costumi sgargianti. Benvenuto Carnevale! Dopo 3 anni in cui le sfilate e i grandi eventi sono stati annullati a causa della pandemia, quest'anno torna anche lo storico Carnevale di Chivasso. Incontrata a Palazzo dal Pozzo della Cisterna dalla consigliera metropolitana Sonia Cambursano, tutta la corte 2023, con Bela Tolera e Abba, accompagnata dal presidente della Proloco Agricola, ha portato all'attenzione la grande valenza storica e culturale del Gran Carnevalone, che animerà le vie del centro storico di Chivasso domenica 26 febbraio. Siamo con Arianna Greco, 87esima Bela Tolera di Chivasso, e l'occasione ghiotta per chiederti: quale emozione stai vivendo in questi giorni? Allora, sono molto felice di poter ricoprire questo ruolo che è molto importante per la città di Chivasso. Sono molto emozionata e contenta, molto. Domenica si svolge il Gran Carnevalone storico di Chivasso. Vuoi invitare tutti i nostri telespettatori a venirci a trovare? Certo, domenica avverrà l'evento più importante del nostro carnevale e siamo tutti molto contenti di potervi invitare e non vi aspettiamo. Franco Daguanno, in questi giorni avete girato scuole, ospedali, RSA, asili. Che atmosfera trovate ad accogliervi? Decisamente importante che ricominciamo a partire di nuovo con questa tradizione, perché si vede proprio il desiderio, soprattutto dei bambini e degli anziani, di vedere di nuovo ripartire queste tradizioni qui, perché veramente la città di Chivasso ne sente la necessità. Essere presidente della Proloco Agricola in questi giorni e non solo, quanta passione ci vuole e quanto coraggio anche? Ci vogliono entrambi. Passione sicuramente, perché sono giorni molto impegnativi, sono giorni dove comunque sia la città di Chivasso sta vivendo un evento, ma dietro un evento importante c'è sempre una grande organizzazione. Il coordinamento di questa organizzazione richiede tempo, richiede passione, richiede energia e alle volte richiede anche coraggio, perché bisogna fare delle scelte che alle volte non accontentano tutti. Stiamo parlando di una città di 27.000 abitanti, ma soprattutto di una manifestazione di un territorio molto vasto, e quindi bisogna avere coraggio di fare alcune scelte. Per me è sicuramente, e insieme ai miei collaboratori, è sicuramente motivo di orgoglio far parte di questa organizzazione. E poi siamo fortemente legati da una passione per la Proloco e per il nostro carnevale. Vi aspettiamo numerosi domenica 26 febbraio alle ore 14.30 per il Carnevalone storico di Chivasso, una delle manifestazioni più importanti del Piemonte, una sfilata coloratissima con tantissimi coriandoli, un tripudio di colori e tanta voglia di fare festa.